Des del passat 22 de novembre, el comitè NOMUOS de Nishemi vigila la base militar americana on s'hi està construint el sistema de 3 megantenes satèl·lit que seran utilitzades per les comunicacions militars nord-americanes i la coordinació dels drons, vehicles aeris no tripulats, els aeris de la guerra sense pilots. Les antenes estan preparades i s'espera l'arribada d'una grua especial per aixecar-les i finalitzar la instal·lació. Aquesta planta fou clausurada el passat 6 d'octubre per part dels magistrats de Caltagirone i reoberta el dia 28 del mateix mes. Però els comitès NOMUOS de tota Sicília volen bloquejar el pas d'aquest mitjà. Sono Alfio Arcidiacono, un membro del comitato NOMUOS. Ti chiamo da Acate, un paesino della provincia di Ragusa. Io volevo portare a conoscenza di un problema che abbiamo qua nel nostro territorio. Praticamente a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, esiste dal 1991 la più grande base americana per quanto riguarda le telecomunicazioni, la base NRTS. Già questa base inonda appunto questo territorio da onde elettromagnetiche, a parte che si trova in un sito SIC, sito di interesse comunitario, all'interno di una riserva naturale che è quella della sugherete di Niscemi, ma vogliono ampliare questa base con un nuovo sistema di telecomunicazioni ad uso e consumo soltanto della Marina Militare Americana, che è il MUOS, è l'ultimo delle 4 installazioni terra di questo nuovo sistema di telecomunicazione, che con l'aiuto di 5 satelliti appunto riuscirà a mettere in comunicazione tutti i soldati americani che sono presenti nei 5 continenti, riuscendo a diramare così gli ordini di guerra in tempo reale. Quest'oggi abbiamo realizzato assieme ai bambini, ai genitori e a tutti gli attivisti dei movimenti una barricata vera e propria fatta di libri, perché se l'ignoranza che crea la violenza, e la violenza la stanno dimostrando i soldati della Marina Militare che occupano il nostro territorio, all'interno del quale stanno per costruire la mega antenna, pardon, le 3 mega antenne del MUOS. All'interno tra l'altro di una riserva naturale tra le più importanti d'Italia e d'Europa, un patrimonio tutelato dalla comunità europea. Nonostante le opposizioni forti di tutta la cittadinanza, non solo di Niscemi ma anche del circondario, di tutta la Sicilia, addirittura anche dall'Italia, sembra che il nostro no non venga ascoltato, né dagli americani né tantomeno a volte dai politici che siedono insomma o nei consigli di tutti i tipi. Io sono contro il MUOS. Io sono contro il MUOS. Io sono contro il MUOS. Il MUOS porterà guerre e noi vogliamo la vita. Se non levoranno il MUOS, io andrò là e vi distruggo tutto. Una spada e uno scudo. Che cos'è il MUOS? Mobile User Objective, bla bla bla. Il MUOS è un'arma. Perché non lo vogliamo? Beh, viene da sé. Se non lo smontano, qualcuno ha una chiave 25? Io sono contro il MUOS. Un'antenna, un presidio, un sogno. No al MUOS nella nostra terra. Cumpà, dura sarà. Il 30 marzo viene a Niscemi. La lotta, la resistenza si crea insieme. Io non sono contro il MUOS. È il MUOS che è contro di me. E ti dirò di più!
Questi meccanismi americani e magari militari mandano le radiazioni così forti che neanche gli aerei possono volare. Tu a stare tranquillo. Neanche lo scaldabagno funziona. Tu a stare tranquillo. Ma come faccio a stare tranquillo che per 130 km piscio fosforescente? Tu a stare tranquillo. Ma dimmi una cosa. Ma a te ti pagano per dire tu a stare tranquillo. Tu a stare tranquillo. Finché un mangiare non manca, tu a stare tranquillo.